Ragazzi, bentornati sul canale, sono Nexo e siamo questi in un nuovo video di Clash Royale. Perdonate ancora la sciarpa e le cose, ma c'ho la gola nuovamente a pezzi. Non so quando guarirò, speriamo bene. Signori, comunque siamo qui per parlare della sfida delle 20 vittorie. Soprattutto perché testando e prendendo un sacco di botte, cercando di capire quale mazzo possa appunto fare per me, sono riuscito, mio malgrado, a cacciarmi 11 win perdendo palesemente per colpa mia. Quindi saremmo potuti salire ulteriormente. Ho provato i Miner Control, i Deck Pack, ho provato di tutto, ma ovviamente non li so usare troppo bene. Mentre quest'ultimo, ovvero questo mazzo qua, raga, il 2.8 che diventa un 3.1 con la fulmine e la valchiria, così mi trovo veramente molto 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 bene. Adesso purtroppo ho fatto 11-3 e quindi ci toccherà rifarla, ma sono sicuro che se comincia a darci un po' di legna, questo mazzo può farci, non dico arrivare a 17 o 20, ma vorrei almeno provare ad arrivare a 15. Signori, vi chiedo solamente per ricominciare un bel pollicione su, iscrizione e campanellina per essere aggiornati dei prossimi video. E magari lasciatemi sotto nei commenti quale mazzo avete utilizzato voi per le 20 vittorie e qual è stato il vostro record. Nel mentre, purtroppo, ripartiamo da capo, vediamo che succede. E mo sono sicuro che il primo game mi becco contro. Tartufo da duetti! Andiamo quindi col primo game, vediamo se adesso sicuramente lo failo, eh. Prima ho giocato bene, adesso failerò per forza. Siamo contro il signor killer, siamo contro l'indonesiano. Vabbè, non era la mia massima ambizione trovare contro il gigante elettrico, sarò sincero, eh. Ambivo sinceramente ad altro nella mia vita. Però ci è capitato questo, che fai? Che fai? Non smadonni? Per forza. Adesso le hit l'abbiamo fatta, raga. Ma io, guarda, non mi dà manco la Tesla. Non c'ho manco la Tesla. Lui c'ha la fulmine per forza. Mettiamolo più lontano possibile. Perfettissimo, così non so cosa possa avere. Ti voglio andare a difendere solamente questo. Bella, così in teoria non ci dovrebbe fare danni. Botte se le prende, non hit la torre, va bene. Magari abbiamo preso il magombo, raga. Magari abbiamo preso contro il magombo. Non si sa. Raga, lo faccio, so che non dovevi farlo, ma lo faccio. Mi dà troppo fastidio lei, raga, mi dà troppo fastidio. Lei, l'ho vista in altri game, è proprio fastidiosa. È veramente un sacco fastidiosa. Vediamo se è perfetto. Let's go, prendiamo due hittine, ma va bene. Una, due, ci sta, raga, ci sta. Va bene, va benissimo, va benissimo. L'importante è che ne abbia caricato. Non so se abbia delle strutture, solitamente c'è la cage in questo mazzo del gigante elettrico, ma vedo che magari ha cambiato appunto la cage con la regina. Ha messo la tipa, a meno che non l'abbia... Ma quel cannuccia lì, che senso... Non ho capito ancora il senso del cannuccia nel mazzo. Cioè, per carità, magari c'è una sua alchimia, eh. Però non intendo il cannuccia. Non intendo il cannuccione. L'ho messo troppo lontano. Va benissimo, ragazzi, devo fare così. Adesso non mitta la torre, perfetto. Così lui va là. Lei non viene mittata dalla Tesla. La Tesla se la tiene per lui. Gran botte me le dà comunque. Vi dico che già tante botte me le prendo, ma intanto, se lui non ha la tornado, io gongolo. Gran gongolate. Si riparte di Ox, signori. Giù col carognone, manderà per forza la scrofa, che adesso mi va pure bene se la manda. Mandala pure. Gigante elettrico MK, raga. Gigante elettrico MK. Non ho capito un attimino l'alchimia delle cose, eh. Gigante elettrico MK da dove viene? Da dove viene gigante elettrico MK? Questo mi sta per forza, devo per forza farlo ittare. Per forza, raga, deve... Per forza. Ok, se magari l'avessi mandato prima. Via quello, raga. Giù di carogno, adesso manderà la strega madre, mandalo oppure la regina, manda. Non faccio nulla, signori, tanto dovrebbe prendere la torre, penso e spero. Non la prende, vabbè, la fulmine comunque può andare bene. Allora, sì, ho messo male. Vai così che tradiamo un botto, vai così, vai benissimo. Fratello, va bene. Vai via, fratello. Via, fratello bello. Noi con un tronco e con una fulmine abbiamo vinto. In caso io riparto lo stesso con Log, tanto rimanderà per forza adesso il gigante, come si chiama? Il mega cavaliere, anzi la sprecata Elisir. E la prima è vinta, signori. Bottarella la diamo. Ma c'era la tipa, penso la... Va bene, raga, abbiamo preso grazie alla pirotecnica. Game numero 2. Adesso sicuramente prendo una stagnata, è sicuro. Siamo contro... Ok, siamo contro un francese, raga. Ok, va bene. Allora, vediamo un attimellino come se lo so che io aspetterei a mandare. E basta sti barili però, mi avete rotto. Tutti log bait. Porco demo. Log bait classico. Mai trovato log bait. Ve lo giuro, non l'ho mai trovato. Sono stuzzicatissimo a fare sta cosa, però non la farò. Perché lo so che lei è veramente meschino. Quindi faccio così. Questo vado a fare fuori questi che... Vabbè, non è... Poteva evitare lo spiritello. Non... Ok. Ok, va bene. Questo è un doppio barile. È un doppio barile, appunto. Ma in teoria, allora, con tutte le carte che ho, deve essere counter io. In teoria, con la roba che ho adesso, deve essere counter io. Io sono counter, ma tua mamma, sinceramente, è una gran ortolaia. Adesso gli piace un sacco zucchine, prodotti della natura.
Prodotti della gran natura. Facciamo così. Buonanotte te. E così andiamo indietro. Vai indietro, Cocca. Bravissimo. Adesso, ragazzi, ripartiamo con Log. Avrà la Tesla, ma volendo volando. No, non l'ha messa male. Non l'ha messa bene. Non l'ha messa male. Ho sperato fino all'ultimo, ma assolutamente no. Non so cos'altro abbia. È un po' particoloso come mazzo, ma... Però worka, perché sinceramente mi dà fastidio. C'ha le frecce, quindi devo usare il meno possibile la pirotecnica. Nel caso posso usare di più la Tesla. La uso come fosse un moschettiere nel mio... classico. Facciamo così, vediamo che funziona. Ammazziamo lei, intanto uno. Ammazziamo lei, due, bravo. Da Dio, da Dio. Ok, abbiamo preso 6 di Elisir con, appunto, con 3. Quindi devo dire sinceramente che a me onestamente va bene. Lui è in vantaggio, lo so. Però si può sinceramente rimediare. Questo ci ha fatto lo stesso, va bene. Non mandiamo assolutamente mai nella vita la pirotecnica per problemi meschini tipo questo. No, meglio, più che altro il problema meschino è, appunto... Poi posso fare così, va là, fai così, fai così, fai così. Muori, dai, muori, 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 muori. Muori, coccone, perfetto. Via che l'ho sprecato, raga, andiamo. Adesso moccio pure la fulmine, nel caso uso. Perfetto, va bene così. Non la manda, non la vado a prendere. Vabbè, comunque hitto una, due volte. Due volte hitto, vai, tare. Sono perfette. Due sono perfette. Sono veramente buone. Ora, vorrei che mandasse, appunto, di nuovo così. Ok, devo fare così. Assolutamente così. Faccio così per forza. Metto la teslina qui per forza. Devo un attimellino. Mamma mia, che male. Vabbè, raga. Qua il male lo sento, raga. Qua sento il male, sento il Burundi e sento tutto qua. Che male. L'ho sentito tantissimo questo. La Valchiria di davanti mi ha smontato il cervello. Muori però, Cocca, hai rotto. Sgombra di qui, via. Ora manderà la sua... Vai, 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 vai. Va benissimo, raga. Adesso però il cannuccia mi raschia. Il cannuccia mi raschia. Però meno male che va sulla seconda torre. Facciamo così. In teoria andiamo bene. Bella robella, l'ha messo più lungo. No, più corto. Io non so leggere i pari, penso si possa intuire. Facciamo così. Lego in fondo, così butta la principessa. Va benissimo. Adesso devo aspettare per forza di nuovo che mandi la Tesla. Perfetto, facciamo così. Se la ammazziamo in tempo, andiamo, signori. Do due botte e riparto. Due bottine, due bottine. E che palle, però, sincero. Che palle, veramente. Facciamo così, facciamo così. Va benissimo. Fratello, va bene. Fratello, va bene, non l'ha ciclata, non l'ha ciclata, raga, andiamo a torre. Grandi botte sulla torre, signori. Duettine fantastiche, raga, duettine fantastiche, letteralmente fantastiche. Hitala, hitala, perfetto, vai, 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 vai. Dai una bella sturata. Fatemi concedere un attimellino che log bait sono praticamente, non lo so, è il morbo della mia vita. Muori, va bene, raga, giù torre. Adesso, dai, 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 bravo. Ah, devo dare la botta, devo dare la botta, perfetto. Beh, potevi prendere quella. Potevi prenderla quella. Una fulmine abbiamo vinto, signori. Sto facendo un commentary che sembra un caprone e ne sono consapevole. Ne sono assolutamente consapevole. Questo è lunghissimo, lo vado a schivare, non è vero. Meno male che ha mandato i barili come gli pareva. Io nel mentre che basta che ciclo un'altra fulmine e in teoria ho vinto. Signori, secondo game portato a casa. Va benone, eravamo counter noi, però io con i log bait ho i ricordi del Vietnam. Spero che non sia l'audio troppo alto perché vedo che è altissimo. Poi infatti fatto abbassare un pochettino. Ho un attimino i problemi con il Vietnam perché ho paura quando con il mio mazzo classico trovo il log bait. Allora vado un attimino in panico. Questo, signori, era, allora, un 6.100 record a 6.4. Vabbè, potevano trovare sinceramente molto molto peggio. Ci sono anche, tipo, a volte becco anche 5.000, quindi diciamo che è nella media. Nel caso, allora, siamo contro il signor Taka. Signor, qua Taka vincere, c'è bisogno. Se no andiamo veramente a pecorella. Golem di Elis... Spero che non abbia il deck che ho visto usare da Anaban, quello con... No, pensavo ci fosse il deck quello con, come si chiama, il la capanna barbari. Quella cosa è tipo lo schifo. Quindi, ecco, se non la trovo, io sinceramente sono felice. Sicuramente Golem di Elisir, perché non ho mai visto la guardatrice in un mazzo che non sia Golem. Magari è qualcosa che ha fatto in casa lui. Magari c'ha pure i barbari scelti per il meme. Io faccio così. So che è un po' inutile. Va benissimo. Ma che botta di culo, signori. Ma guarda che schifo, qua. Chiuso l'ho gradito solo perché ho già spiegato la tornado. Solo perché mi fa letteralmente schifo. Giù a torre. Andiamo a torre, signori, chi se ne frega, non dovrebbe avere i tartarini. E qua sono... Oh, raga, quante botte, ragazzi. Quante botte, se faccio pure in tempo. Potevo mandare lo spiritello di fuoco e fare un danno alla torre che era abbastanza allettante, sinceramente. Però devo dire che sto godendo abbastanza. Nel caso, adesso non manda nulla. Io lo posso fermare così, va benissimo. Adesso i tartarini, però lui... E non so quale sia la sua win condition. Molto divertente, sinceramente molto molto divertente. Molto molto. Ma andiamo questo un attimino spiritellazzo di dado per il brodo dalla principessa, che magari vuole farsi un attimino un po' di brodello. E non so perché non butta il golem di Elisir. Magari vuole, non lo so. Io riparto con l'ogre. No, eh. No, raga, no, 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 no. Scintilla, no, signori.
Scintilla, ho già perso contro Scintilla e non ci tengo. Ho già perso, non dico l'ho perso tutte contro Scintilla, ma nulla so no, ma cos'è sta roba? Ma facciamoci vedere un attimino. Ma cos... Ma Cannone è morto. Mamma mia. Coccone, andiamo indietro. Fai che non l'hai più, signori. Ma cos'è sta porcheria? Ma cos'è sta porcheria? C'è crepissimo. Quella itina è stata tipo fantastica. Devo dire che veramente ho avuto un ampio eccitamento. Devo fare così per forza. Devo andare a sperare che la torre mi... No, devo fare così, raga. Veloce, veloce. Ok, non ce l'ho per la scintilla, ma va bene. Nel caso la butti, io vi ripeto, la torre la posso far fuori con... Va bene. Lui spreca, io riparto dall'altra parte con Log. Io posso far fuori sinceramente la scintilla con la fulmine. Se vedo lui, ecco, parte di lì ovviamente, perché non penso sia troppo scimmia. Ma nel caso, raga, nel caso non mi ricordo, ha le frecce? Non mi ricordo, ma so già che sto per perdere. Perché me lo sento. Me lo sento tipo tantissimo. E quindi sì, sto per perdere. Me lo sento tipo, oddio, sto... Sì, aveva le frecce, assolutamente aveva le frecce. Anche perché io non ho assolutamente preso questo. Facciamo così, mandiamo subito questa, così ci arriviamo dalle balle. 7 secondi, riesco a non farmi prendere la torre? Riesco in 6 secondi. 4, 3, 2, 1. Ok, l'ultima difesa è stata un pochino pecorosa, però l'importante era usare la fulmine sul... Ho già perso delle volte perché cercavo di difendere, invece era meglio mandare solamente una spell a torre e vincere, quindi... Facciamo che va bene così e buonanotte. E Giant Scintilla. Devo dire una crema proprio... Comunque, ultimo game di oggi, ragazzi, e poi porterò comunque avanti questa sfida. Vi ripeto, io voglio cercare di dare il massimo. Non dico arrivare all'emblema, ma almeno arrivare a superare le 12 win. Ho 3 giorni, lo possiamo fare, signori. Si può fare. E adesso sarà il momento in cui andrò a perdere, così mi demotiva sicuramente. Via, siamo contro il signor Kamal. Speriamo che non abbia un counterazzo pazzurdo e basta scintille. O un mastino, no, ti prego. O basta. Beh, ovviamente non mi dà la Tesla subito. Ovviamente la Tesla subito non ce la devo avere. Questo, meno male che abbia mezzo body bloccato, non hittare due volte. Che sfiga, non abbiamo avuto assolutamente la Tesla all'inizio. Allo stesso nostro mazzo, raga. Al mazzo uguale al nostro. Manderà la Tesla, manderà la Tesla. Che fai, non gliela metti alla prima mano la Tesla, lui? Che non gliela metti alla prima mano la Tesla? Ma che fai, te ne privi? Ma è ovvio che no, se riparte con Log mi smonta il cervello. Lo farà sicuramente. Lo farà assolutamente, invece no. Però se lei va lì non me la hittare. Sì, no, e invece itta. E invece itta malissimo. E invece itta malissimo. Va bene, va bene. Ok, nel caso è in vantaggio, ma assolutamente non potevamo difendere quello Grider. Quindi il danno è stato letteralmente gratuito. Ok, allora, non so se lui abbia, perché vedo che c'è diverso. C'è anche lo spiritello di ghiaccio e non quello di fuoco. Potrebbe avere una variante sua. Nel caso io mando Donna Polenta qua dietro. Mandiamo subito questo qua in fondo. Via, vado a prendere. Vale in fondo, perfetto. E ok, no, no, ragazzi, ha la fulmine anche lui. Ha cambiato qualcosina, ma ce l'ha pure lui la fulmine. Ed è pure, o meglio, si sente pure tanto. Già che è partito in vantaggio per noi, questa è una gran bega, ragazzi. Questa è una gran bega per noi. Perché già che lui è partito in vantaggio, io faccio fatica, mo. Mo faccio una gran fatica. Vediamo se posso attivare la principale. Vediamo se ce la faccio. Vai, vai, vai. Me l'attivo. Non ce la fa, perché ovviamente era quasi morto. Ripartiamo nel caso, però io non potrò andare a far fuori la Tesla, perché non c'ho in questo caso la... avete presente quando non te ne va bene una? Eccolo. No, la guarda, no, raga, no, no, no. Ecco, sto cominciando a giocare come un pirla. Sto cominciando a fare le pirlate. Sto cominciando a fare le pirlate. Ok, perfetto, questo game è andato a ramengo. Lo devo fare per forza il game del Kaiser. Ci deve per forza essere. Lui è enormemente in vantaggio, raga. Non so se la posso recuperare a sto punto. Posso mandare questo, così almeno gli rallento l'attacco. Anche se non penso sarà troppo utile come... guarda, me la mette pure bene, raga. Lui le mette pure bene le cose. Lui è pure mezzo studiato, ve lo dico io. Lui è pure mezzo studiato. Nel caso faccio così. Nel caso via anche noi, via, 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 via. Tanto lui non dovrebbe beccarmi la signorina. Perfetto, mandiamo anche noi un bellissimo rovello. Nel caso rimando Log, ma lui avrà sicuramente ciclato la porco demonio di Tesla. E io non posso. E invece guarda lì, oh. Però becco la... Va bene, lei la becco, va bene, va bene. Vabbè, devo ciclare di nuovo la Teslina, veloce. Teslina, 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 fratello, fratello, Teslina. Fratello, Teslina, fratello, Teslina, Teslina, fratello. Vai Teslini, fratello. Raga, questo è bravino, questo è bravino, ve lo dico. Questo qua è bravino. Devo fare così per forza. Lui butterà sicuramente la fulmine. Mi fa un male porco. E invece nessun male porco, perché non l'ha buttata. È comunque in tremendo vantaggio. Quindi vi ripeto, non vincerò assolutamente mai. Lui potrebbe stare in difesa e usare solamente delle gran spelle e vincerebbe lo stesso. Nel caso facciamo così. Andiamo a difendere subito. Ok, mandiamo di nuovo questa qui.
Non dovrebbe arrivare a torre, spero, penso, anche se ho i miei dubbi, ho i miei fortissimi dubbi. Non è invece, raga, è invece, raga, è invece, è non ho itato, ma signori, ma come faccio a vincere? Qua se vinco è mezzo miracolo, anche perché lui sa perfettamente dove mettermi la Tesla. Lui lo sa perfettamente, però volendo posso fargli del male, se manda qualcosina posso fare così. E io, raga, non passo, io, raga, non passo, io non passo, signori, io non passo. Gran botte, gran legna, gran bottarelle per forza. Questo lui me lo ferma come cavolo vuole. Io non posso ripartire. Io dovrei mandare sinceramente lei davanti a fare una bella pushata di quelle veramente forti. Lui cicla, cicla di Cristo. Lui cicla veramente, veramente a turbo trebbia. Lui cicla a turbo trebbia malissimo. Lei adesso fai così. No, raga, ho giocato male, ho giocato male. Vinto lui, vinto lui. Ragazzi, signori belli, gli lasciamo la win. Ha giocato assolutamente molto, molto meglio. Ma non c'è neanche paragone, assolutamente. Se la meritava lui, ragazzi, se la meritava assolutamente lui. Adesso già che siamo 3-1 andrò a perdere tutte le altre, perché già 3-1 è bruttissimo. Se arrivi a 10-2 non vai lontano, quindi la azzereremo e la riproveremo a fare di nuovo. Nel caso questo mazzo è veramente veramente buono. Se poi riesco magari a masterare qualcosa di figo si può fare. Noi ci vediamo con ciò in un prossimo video, dove magari andremo, devo ancora livellare delle carte, quindi magari andiamo a fare delle carte a 14. Ci vediamo, signori, ci vediamo in un prossimo video. Io ancora vi saluto e che dire, qui The Next è tutto.